Io condivido in pieno quanto detto dal ragazzo, infatti mi ha anticipato in molte cose che volevo dire. Io voglio invitare tutti i cittadini e spero che raccolgano questo invito affinché già da più tardi, non da domani, già da più tardi, cominci un passaparola tra tutto il paese. Perché guardate, questa è una questione talmente delicata e seria, che se oggi noi ci mettessimo a litigare tra di noi chi ha sbagliato e chi ha fatto bene, chi doveva fare una cosa e chi non l'ha fatto, non faremo altro che fare il gioco di chi vuole realizzare la discarica qua. Quindi noi non dobbiamo consentire questo, dobbiamo essere uniti, perché io penso che nessuno di quanto, nessuno vorrebbe che si realizzasse una discarica qua. E se per caso ci fosse, e lo dico qua e dovete tenerlo ben in mente tutti, se per caso ci fosse qualcuno che vorrebbe fare una discarica qua, deve essere messo alla gogna dell'intero paese, perché significherebbe rovinare non solo la vita dei cittadini di qua, ma anche l'economia di questo paese. Allora voglio invitare tutti quanti a fare un passaparola. Già da domani ci dobbiamo organizzare. Il sindaco già ha puntualizzato che saremo i primi, lui il primo in qualità di primo cittadino. Ci sposteremo nelle camere, dovremo tutti insieme presidiare quotidianamente, notte e giorno, fino a quando non avremo la certezza che questa discarica non si farà più. È chiaro che all'adere di queste nostre iniziative ci dovranno essere dei corsi con avvocati, con persone specializzate, mi sembra logico questo, però in questo momento la priorità è quella di bloccare l'iniziativa. Quindi l'iniziativa si può bloccare soltanto con una movimentazione di massa. Guardate, se è il caso, andare casa per casa e spiegare ai cittadini di Quarto che questa è l'ultima chance che abbiamo per non far realizzare questa discarica. Poi dopo vedremo come trovare un sistema di smaltimento di rifiuti che possa rendere il comune di Quarto autonomo per gestire i suoi rifiuti. Ma in questo momento invito tutti quanti a concentrarci solo su questo, a bloccare questa iniziativa. Noi diciamo parole, noi parliamo con i fatti, con i fatti. Ma come vedete i manifesti dottore? Io sto parlando di passa parola porta a porta, è ancora più incisivo. Quindi vuol dire che il problema dobbiamo sentire tutti quanti, si deve rendere forza a tutti. Perfetto, è quello che faremo noi e spero che lo facciate anche voi. Allora, posso fare una domanda al sindaco? Una domanda sola, flash. Una piccola, una domanda flash. Allora, noi veniamo da Bacoli, volevo domandare al sindaco in particolare se è stata chiesta la solidarietà anche degli altri sindaci, soprattutto degli altri sindaci flegrei, perché questo è un problema, è vero che è di Quarto, ma è un problema flegreo. Noi abbiamo il problema delle cave dappertutto nell'area flegrea, quindi volevo domandare al sindaco Secone se lui ha contattato gli altri sindaci e in particolare se ha contattato gli altri sindaci flegrei. Volevo fare presente anche un altro fatto: il nostro sindaco, il sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, è anche il consigliere provinciale di zona, quindi è il consigliere provinciale di Bacoli, Quarto e Monte di Procida, quindi è una persona che istituzionalmente deve essere contattata e istituzionalmente deve intervenire per impedire questo scempio. Volevo far presente l'ultima cosa, che il sindaco di Bacoli non soltanto è il nostro consigliere provinciale, ma fa parte anche
della Commissione Ambiente della provincia, di cui è Presidente Caliendo. Quindi vorrei sapere, vorrei prima cosa che il Sindaco Secone intervenisse anche, chiedesse anche l'appoggio del nostro Sindaco, e poi sapere quali sono i risultati. Grazie. All'assessore Caliendo, che è l'assessore provinciale all'ambiente, e gli chiedessi se lui sa qualcosa della cava di quarto, mi credo, non sa nulla. Cioè la tragedia è che praticamente questa cosa è stata decisa sulla testa di tutti. Lo stesso assessore Caliendo non è stato coinvolto. Tant'è vero che l'assessore all'ambiente del comune di Quarto, l'assessore Bioni, ha tentato ripetutamente di avere una risposta dalla provincia, ma l'unico che in provincia e a conoscenza di, questo percorso, di questa scelta, è il Presidente Cesari, che di fatto ha commissariato tutto. Quindi altri interlocutori, compreso il consigliere Schiava, io ho chiamato un altro consigliere di zona, eletto che è il consigliere Tommaso Scotto di Pozzuoli, anche un medico come Schiava. Tommaso Scotto fino a ieri non sapeva nulla. Quindi il problema è che si sta lavorando lontano da ogni tipo di comunicazione con i cittadini e con le altre forze e con le altre istituzioni. Mi pare ovvio e naturale, ma ringrazio comunque di questo, che le iniziative che andremo a svolgere sul nostro territorio, ma credo che un miliardo di conosciuto della città, nella quale faremo chiudere come lei, giustamente anche con i carri, scuole, esercizi commerciali, tutto, ma la notizia è di ieri. Io la confermo, è anche ufficiale, che quattro è stata inserita dal serio di scarica e di ieri a mezzogiorno e quattro. Quindi immediatamente abbiamo indetto questa assemblea, ci attrezzeremo, ma entro un paio di giorni metteremo su anche un comitato. I cittadini entro un paio di giorni andremo a definire un po' meglio quale va a essere anche la nostra strategia. Abbiamo già investito una serie di denari che dovranno lavorare su questo tema specifico, metteremo su una struttura di supporto tecnico all'amministrazione, utilizzeremo tutti i mezzi, ma come diceva il ragazzo che proprio prima ci è venuto, l'unico modo per frenare, per far sì che al quarto non si faccia la discarica, che 40.000 cittadini presidiano la strada. Questa è l'unica speranza che noi teniamo, è l'unica forza vera che ci consentirà di far sì che al quarto non si faccia la discarica. Posso essere polemico un attimo con la parte politica? Premetto che questo problema che soccombe sulla testa di tanti di noi è un problema che non appartiene né di destra né di sinistra. Però una cosa va detta, io ho ascoltato attentamente l'intervento di quel ragazzo, mi sono piaciuto quando dice questa classe politica si dovrebbe dimettere. Io prima di arrivare a questo vorrei rammentare io volevo dire una cosa: quanti di noi qua presenti abbiamo votato il presidente della provincia, abbiamo votato il sindaco di Parma, abbiamo votato Pasquale Giacobbe, oggi consigliere regionale dell'area Flegrea. Ci sta Biagio Iacolare, consigliere regionale di Marano,